del racconto Johnson and Emily, ovvero il fantasma fedele. Johnson è praticamente un ladro che è andato a vivere in Australia per 20 anni. Alla fine, quando è ritornato, non c'era più la donna di cui era innamorato e quindi è morto sconsolato. Chi racconta la storia, che abbiamo detto è il padre di Teffy Biffles, giusto? È il padre di Teddy Biffles, sostanzialmente compra la casa dove c'è questo fantasma. E questo fantasma è Johnson, no? E anche se c'è questo fantasma, siccome era conveniente, era un prezzo basso. Abbiamo detto che questo racconto, infatti, è anche un racconto abbastanza ironico, eccetera. E diciamo che convive con questo fantasma senza grossi problemi, no? Ci passa attraverso. E poi era un vecchio fantasma gentile e innocuo, e a noi tutti dispiaceva moltissimo per lui, lo compativamo. Questo fantasma, infatti, è un fantasma un po' piagnucolone, è un fantasma un po' triste, perché anche quando è morto continua a pensare alla sua Emily. In verità, per un po' fu il beniamino delle signore, la sua fedeltà ne commuoveva tanto, commuoveva quindi le signore della nostra famiglia, no? Con il passare del tempo, però, incominciò a diventare un po' seccante. Vedete, trasudava tristezza, neanche un grammo di allegria o di cordialità. Non era uno di quei bei fantasmi, sai, che magari ti fanno gli scherzi. No, no, questo qui era proprio sempre triste, mamma mia. Faceva pena, ma dava sui nervi. Se ne stava seduto sulla scala a piangere per ore e ore. E ogni volta che ci svegliavamo di notte, sapevamo con certezza che l'avremmo sentito gingillarsi nei corridoi, entrare e uscire dalle diverse stanze, gemendo e sospirando. Cosicché non riuscivamo a riaddormentarci molto facilmente. E ci disturbava il sonno, insomma, questo fantasma. Quando davamo una festa, veniva a sedersi fuori dalla porta del soggiorno e singhiozzava tutto il tempo. Non faceva del male a nessuno, no, ma faceva calare su tutto un'ombra di tristezza. Non potevamo neanche goderci le nostre feste perché c'era sempre questo fantasma piagnucoloso. Una sera, dopo che Johnson era stato più seccante del solito e aveva rovinato una bella partita di whist, sono quei giochi da tavola inglesi, standosene seduto sul camino a gemere, finché nessuno sapeva più quali erano le briscole e nemmeno che seme era stato calato, disse mio padre: "Oh, comincio a essere stufo di questo vecchio scemo. Dovremmo sbarazzarci di lui, in un modo o nell'altro. Magari sapessi come fare." "Beh," disse mia madre, "non metterai mai la parola fine con lui, stanne certo, finché non avrà trovato la tomba di Emily." E infatti Johnson è sconsolato e triste perché neanche riesce a trovare la tomba della donna a cui era affezionato. È quella che va cercando. Tu trova la tomba di Emily, mettigliela sotto il naso e la pianterà. È l'unica cosa da fare. Bada quel che dico. L'idea sembrava ragionevole, ma l'ostacolo era che nessuno di noi sapeva dove fosse la tomba di Emily, più di quanto non lo sapesse lo stesso fantasma di Johnson. Il governatore suggerì di rifilare al poveretto la tomba di qualche altra Emily, ma a quanto pareva la sorte volle che non vi fosse nessuna Emily seppellita da quelle parti per miglia all'intorno. Non vi è mai capitata una zona così totalmente sprovvista di defunte Emily. Ci pensai su per un po' e poi azzardai anch'io una proposta. Ecco, abbiamo detto quindi che chi parla è il padre, no, di Ted Biffles. La proposta: non potremmo farne noi una farsa per quel vecchio fantasma, indagai. Sembra un tipo ingenuo, potrebbe cascarci. Comunque, potremmo almeno provare. Per Giove, faremo così, esclamò mio padre. Ecco, mio padre. La mattina seguente c'erano con noi gli operai, sistemammo un piccolo tumulo in fondo al frutteto, con sopra una lapide che portava la seguente iscrizione: consacrato alla memoria di Emily. Le sue ultime parole furono: dite a Johnson che l'amo. Questo dovrebbe attirarlo, rifletté papà. Una volta finito il lavoro, mentre lo esaminava, almeno rifletté papà una volta finito il lavoro mentre lo esaminava, almeno lo spero proprio. E funzionò! Quella stessa notte lo attirammo laggiù. E beh, ecco, è stata una sc delle scene più patetiche cui abbia mai assistito, il modo in cui Johnson si buttò su quella lapide e pianse. Papà e il vecchio Squibbins, il giardiniere, quando lo videro, piansero come bambini. Da allora Johnson non ci ha dato alcun fastidio. Oh.
in casa. Adesso passa tutte le notti a singhiozzare sulla tomba, fuori, oh, dove hanno messo questa lapide, fuori. Oh. E sembra perfettamente felice. È ancora lì? Oh sì, vi ci porterò, ve lo mostrerò la prossima volta che venite a casa nostra. Normalmente il suo orario è dalle 10 di sera alle 4 del mattino, il sabato però dalle 10 alle 2. Insomma, ecco, racconto umoristico molto carino di Jerome Klapka Jerome. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.